l'ultimo ostacolo superato, l'ultimo di una lunga serie, l'ultimo di una stagione esaltante. Ormai è storia, la J-Stars è campione e tutto il resto non conta. Una gara difficile contro un avversario che piuttosto non si può. Una vittoria di misura che ha scatenato, e c'è da crederci, scatenerà infinite polemiche. Sì, perché il gol partita realizzato da Ponzin forse gol non era, poiché la sfera quasi di sicuro la riga bianca non l'ha mai varcata. Onore dunque al Real Canavese, onore ad una squadra che ha sorpreso tutti e che è caduta per un episodio sfortunato, ed una svista del segnalino Garella che ha senza esitazioni concesso il gol partita. Il 3-5-2 disegnato da Chiantaretto, fatto tutto di rapide ripartenze, sembrava poter mettere in serio pericolo i torinesi, perché pronti via e Doguè, imbeccato da Crocco, impegna in una difficile uscita l'estremo bianconero Faccioli. Ancora Real poco dopo, corner dalla destra e colpo di testa di Vana, che impatta malissimo la sfera e la spedisce a lato. La J-Stars si riorganizza, il 4-3-1-2 di Grosso comincia a guadagnare metri e al nono Agostini scappa sul filo dell'offside. Salta Akris, ma trova sulla sua strada lo zampone di Turano che respinge palla lontana. Sorte simile tocca anche alla conclusione di Gosio pochi istanti dopo, a seguito di una bella percussione di Cecchi, che semina il panico tra le linee canavesane, ma la conclusione del fantasista è respinta da Vana. Il forcing torinese assume sempre più i connotati di un assedio. Revello scappa via al corpulento Turano e porge palla ancora per Gosio, il cui tiro da buona posizione scivola a lato, sporcato da una deviazione impercettibile. Il gol non gol però è nell'aria, ed arriva al 22esimo. Ponzin da prima coglie palle traverse insieme, quindi ribadisce in porta trovando però il volo spettacolare di Actis, che devia il cuoio prima che esso valichi la linea di porta. Garella richiama l'attenzione di Castioni di Novara, che segna così il gol del meritato vantaggio della J-Stars. Gol che è una mazzata per i canavesani, che si disuniscono e pagano lo svantaggio. E si fanno vedere solo grazie ad una serie di calci piazzati battuti da Boggio, che al 30esimo costringe Faccioli ad un difficile intervento, quindi sfiora l'incrocio dei pali sul volo di Faccioli. Il primo tempo termina così, e con esso anche il grosso delle emozioni, perché nella ripresa il Real ha un solo sussulto degno di nota, ancora da piazzato. Poggio va al cross, Piacenza gira rete, ma Faccioli blocca la sfera pur restando a terra dolorante. La J-Stars si fa viva con De Santis, che imbecca Revello, che viene però anticipato da Actis in perfetta uscita bassa. Per il resto, i bianconeri assumono il controllo delle operazioni, chiudendo ogni varco e soffocando il ritmo partita. De Bonis amministra palla, e al Real non basta uno strepitoso Rasconà a cambiare le cose, perché come l'assistente Garella ha detto al tecnico Chiantaretto, oggi per il Real Canavese non è domenica, ma lo è per la J-Stars campione regionale.